Ok ragazzi, allora riprendiamo, dicevamo, con Villa Savoia che vedete qui, vedete anche una serie di elementi planimetrici qui e nel suo insieme l'edificio. Allora, ripeto, 1929-1931, situata nella periferia residenziale di Parigi, diciamo è concepita come un oggetto puro, perfetto, razionale. In questo caso però non c'è la ricerca di alcuna relazione con il contesto in cui è inserito, perché appunto vengono sviluppati piuttosto i 5 punti di questa architettura moderna. La costruzione è un volume che si sviluppa, come vedete, su 3 distinti livelli, perché si deve considerare anche questo in basso. Allora, la pianta si può definire una sorta di maglia quadrata di piloti, e quindi sono, ecco, che viene anche definito qui portico, sono quindi i pilastri in cemento armato. Questi piloti, tra l'altro, sono distanziati tra loro con una dimensione che è derivata dall'arco di curvatura di un'automobile, perché è stato immaginato appunto che l'automobile potesse penetrare nella maglia, girare intorno ad essa e introdursi quindi nello spazio destinato al garage, che vedete qua, cioè praticamente indicato il garage. Poi il pian terreno è delimitato da queste pareti curviline ed è arretrato rispetto al piano sovrastante, ok, qua sotto. E c'è praticamente un box per 3 posti auto, una lavanderia e anche l'appartamento per l'autista. Poi la vera e propria abitazione si pone al piano superiore, che ha una serie di camere, naturalmente i bagni, gli spazi di servizio, e vi è anche una grande terrazza che ha un giardino pensile. E a questa è collegato il terzo livello, e che non è più una semplice copertura, ma che cosa diventa? Diventa un solarium. Ecco qua dove è il punto 8, il solarium, e che è circondato poi da questo muro curvilineo che ha un giardino pensile e anche altri spazi di servizio. Ecco 9, il giardino pensile, quassù. Quindi c'è una continuità, anche se riusciamo a capire un po' dalla planimetria degli spazi interni, e questa è un'altra caratteristica dell'abitazione. Quindi accanto alle tradizionali scale c'è una lunga rampa che viene tra l'altro definita dallo stesso Le Corbusier una promenade architecturale, quindi come sapete bene dal francese una passeggiata architettonica, che collega che cosa? I diversi livelli, dal piano terra fino al tetto, e inoltre aumenta la luminosità interna e offre inconsueti scorci visivi. E poi ecco la facciata, la cosiddetta facciata, risulta un nastro continuo e leggero con la finestra, ecco a nastro. E quindi una striscia che è animata da vuoti delle finestre che hanno una vetrata continua e quindi non elementi propriamente singoli qua davanti, in modo particolare. Quindi la villa, per l'idea di Le Corbusier, cessa di essere un luogo di rappresentanza per impressionare dall'esterno e inizia invece ad essere un guscio pensato per vivere armonicamente, quindi qualcosa che riguarda, dicevamo, soprattutto poi l'ambiente interno. Velocemente, ancora rimanendo su questi elementi qua, intanto possiamo vedere la Villa Malcontenta di Palladio, che è praticamente un'idea anche già di Walter Gropius, quindi l'idea di praticamente il concetto della forma che segue la funzione, che appunto di Palladio, o vi dicevo, l'integrazione della natura con il contesto dell'arte greca, vi faccio pensare al tempio, che doveva essere un connubio con la natura, riportava all'equilibrio della natura, alle forme perfette della natura attraverso anche le correzioni ottiche, e anche il teatro che sfruttava il declivio della montagna, questo digradare, quindi si creava la cavea, quindi queste gradinate per gli spettatori, e si aveva un'acustica straordinaria. Questi elementi anche poi ritornano in Walter Gropius. Walter Gropius, ve lo dico in velocità, e vediamo che diversamente dalle utopie urbane di Le Corbusier, Gropius che cosa fa? Non immagina di definire a priori la forma migliore di abitazione, ma a partire dagli studi sull'alloggio minimo e sulle tipologie edilizie, che sono le case alte, le case basse, mette a punto soluzioni abitative come specifiche per dare risposte e forma fisica ad esigenze che siano non solo economiche, ma anche psicologiche e sociali, ogni volta diverse. Quindi è un approccio questo che conferma l'interesse di Gropius per la relazione, scusate, uomo-comunità, facendone quindi anche in questo caso il maestro indiscusso di una nuova tendenza sociale, potremmo dire, dell'architettura. Questa tendenza che porta l'architettura a coniugare i bisogni dell'individuo, il singolo,
con quelli della collettività. Questo è praticamente molto interessante. Andiamo invece subito a Miss Van der Rohe, il quale però non ve lo indico qua perché Miss Van der Rohe, che vi condivido appunto in didattica, ha un link su YouTube che vi riassume un pochino il discorso. Quindi anche in questo caso di Miss vi do un'indicazione generale. Nasce da Quisgrana. Quindi qua ancora sono su Le Corbusier. Vi lascio un attimino qui. Dicevamo Miss Van der Rohe è da Aquisgrana, nasce da Aquisgrana nel 1908, è assunto nello studio di Behrens, quell'architetto che vi dicevo prima, e lì incontra Gropius e anche Le Corbusier. Tra l'altro ammira Palladio. E mostra interesse per l'opera di Frank Lloyd Wright, che allora era in mostra a Berlino e siamo nel 1910. Inoltre, sempre Miss, entra a far parte, diciamo, in contatto piuttosto col De Stijl, che avevamo nominato per Mondrian, con Dada, con i costruttivisti, e in questi anni risalgono i progetti teorici sia per concorsi che per esposizioni. Quindi per Miss, accanto all'attenzione all'urbanistica e ai grattacieli americani, compare che cosa? La priorità assegnata al problema costruttivo e formale rispetto a quello funzionale. E allora qua cambia. In particolare lui si concentrerà nelle case di campagna in cemento e mattoni, realizzando un telaio proposto poi per i grattacieli, ma che viene sostituito dal setto murario. I setti non sono altro che elementi verticali sempre in cemento armato. Utilizzando questo setto murario anche nelle case come nei grattacieli, le aperture possono essere praticamente liberate. E dice lo stesso Miss, il muro perde il suo carattere di chiusura e serve soltanto ad articolare l'organismo della casa. Quindi poi la planimetria, in questo caso della casa, un po', diciamo un po' come gli architetti, come i grattacieli. Diciamo, questa planimetria della casa diventa come un diagramma di questi setti, di questi elementi verticali che sono poi ortogonali, quindi che creano angoli retti, che non si toccano né si intersecano, ma indicano delle direzioni. Si staccano e si avvicinano, dando forma ad una spazialità sia continua che aperta. Quindi vediamo che anche Miss Van der Rohe si muove intorno a questo discorso anche di essenzialità, per arrivare a questo periodo statunitense in cui si sviluppa il concetto di less is more. Quindi 1937, dato il clima della Germania nazista, ancora Miss decide di trasferirsi a Chicago e quindi progetta edifici in questo suo stile più noto, sperimentando le strutture a scheletro. Quindi l'uso di profilati metallici, composizioni reticolari, spazi aperti e chiusi, orizzontali e verticali. Quindi si arriva a questo concetto di less is more, che diventa non tanto principio estetico compositivo, ma fondamento educativo e diventa etico dell'architettura. In America, Miss affronta quindi questi temi dell'abitazione unifamiliare, ma anche delle grandi hall coperte, delle torri residenziali e quindi grattacieli per uffici. Allora qui in effetti siamo ancora, dicevo, sulle Corbusier, ma ecco l'immagine dei grattacieli ci torna utile. Passiamo a Frank Lloyd Wright, architettura organica, che poi potremo approfondire con quest'altro PowerPoint che vi condivido, quindi l'organicismo, ecco, architettura organica appunto legata a Frank Lloyd Wright, che vediamo ancora qui. Qui ci sono altre informazioni. Ecco. Allora, Frank Lloyd Wright, diciamo, è il maggiore architetto statunitense del primo Novecento e i suoi principi derivano dalla combinazione di varie matrici. Allora, intanto la cultura del suo paese, che è segnata dal forte individualismo e dal rispetto per la natura. Poi i fermenti culturali europei sicuramente fanno presa su di lui, i suggerimenti che gli vengono dal Giappone, che visita per la prima volta nel 1905, e poi anche lo stesso fatto di abitare a Chicago, che è naturalmente culla dei grattacieli, e lì è allievo di un tale Sullivan, quindi collabora presso questo studio di architettura Adler & Sullivan. Uno storico dell'arte famoso, tale Bruno Zevi, lo ha pienamente rivalutato nel 1946 e rivendica la sua influenza anche sullo stesso Gropius e su Miss Van der Rohe,
Tra l'altro lo indica sempre questo storico dell'arte, Wright, come maestro e riferimento indiscusso di questa tendenza organica dell'architettura razionalista. E come si esprime? Intanto queste idee sull'urbanistica di Wright si esprimono con questo diffuso sentimento di odio e amore per la città, città vista come fulcro del progresso, sì, ma c'è anche una critica per questa crescita disordinata e non più controllabile. Quindi la risposta di Wright a queste città densamente abitate, al traffico di Chicago, diventa una città diffusa nel territorio. Quindi lui immagina questo, un diffondersi della città nel territorio, dove ogni famiglia avrebbe vissuto in una casa singola, possedendo almeno un acro di terreno, quindi circa 4.000 metri quadri. Con i trasporti poi favoriti dall'automobile, ma persino dall'elicottero, questa città-territorio avrebbe potuto estendersi in ogni direzione nel paesaggio natura, di cui poi si sarebbero conservati i valori, quindi aria pulita, panorami, libertà dai rumori, dalla congestione del traffico. Quindi le città esistenti si sarebbero ridotte a luoghi di lavoro, mentre centri sparsi nel territorio avrebbero garantito la vita sociale. Vita sociale che era resa possibile anche dallo sviluppo dei mezzi di telecomunicazione. Qua ci sono esempi ed arriviamo finalmente alla famosissima casa sulla cascata, che io riprenderei però da qui. Ecco, ambiente, la natura, vediamo qua che ritornano, no? I nuclei fondanti della sua idea. Quindi c'è una stagione forte di capolavori. E che si orientano quindi sempre verso questa sperimentazione della possibile compenetrazione tra naturalità e ambienti abitativi. E quindi, primissimi esempi, intanto la fabbrica Johnson nel Wisconsin, e poi questa opera famosissima che è la Casa Kaufman, o meglio, Casa sulla Cascata del 1935-1937. Eccola qua, qua mi dice 1936, insomma, quelli sono. Allora, l'incarico viene commissionato da Edgar Kaufman, che è un giovane apprendista architetto che convince suo padre, facoltoso commerciante di Pittsburgh, a lasciare, quindi a dare a Wright il progetto per la costruzione di una casa vacanza che si pone su un terreno boschivo di proprietà, di questi Kaufman naturalmente, solcato dal torrente Bear Run. Allora, questo spazio è immaginato per integrarsi nella natura circostante, quindi l'edificio è interamente giocato su che cosa? Sui contrappunti tra elementi verticali in pietra locale ed elementi orizzontali chiari, che interpretano tra l'altro gli elementi del paesaggio. Quindi l'architettura, diciamo, trasforma e si trasforma e anche gli stessi alberi diventano architettura, i dislivelli del terreno. Le numerose cascatelle che interrompono il corso del torrente, quindi tutta una compenetrazione. La costruzione non ha un punto di vista privilegiato, essendo concepita come luogo praticamente di sorprese continue, la si scopre piano piano con visioni ottiche particolari, diverse prospettive. La struttura portante ha setti in cemento, setti sempre questi blocchi in cemento armato, che si fondano ai bordi del ruscello. Poi si sviluppa su due piani, con una veranda a livello più alto e la casa al suo perno praticamente centrale in un grande camino in pietra di taglio, da taglio, pietra da taglio meglio, attorno a cui poi si dispongono i vari ambienti, quindi c'è questo caminetto centrale, vediamo qua meglio una planimetria. L'enorme soggiorno, ecco quello è interessante. Che è al primo livello, che è pavimentato con questa pietra da taglio, si affaccia sul paesaggio e da finestre continue che quindi fanno giungere sia la vista del bosco che il rumore dell'acqua, quindi là ancora la compenetrazione con gli elementi della natura. Le camere, che sono arretrate, rialzate rispetto al livello del torrente, invece sono più isolate dal punto di vista acustico, però riesce a permeare naturalmente anche la natura circostante. Ad entrarci dentro in pratica a questa costruzione, a questo edificio. Dall'esterno c'è, diciamo, un prolungamento asimmetrico della roccia. Allora ci sono pilastri rivestiti in pietra locale che sono paralleli agli alberi, mentre i solai parapetto delle terrazze, che sono intonacati in tinta chiara, sono paralleli al piano dell'acqua, questo piano dell'acqua che precede la cascata.
vedete qua, parallelismi e verticalismi. Quindi la natura con